Sì, buongiorno dall'azienda ospedaliera di Padova, dove oggi si celebra il 25esimo anniversario del trapianto di rene. Con me c'è Carlo Menin, che è il trapiantato di rene. Lui è stato il 306esimo trapiantato di rene, tra i primi 1000 che lo fecero allora. 25 anni. 25 anni. Cosa significa e come sta? Sto benissimo, gli esami ematici vanno benissimo. È stata una seconda vita guadagnata. Ecco. Io facevo il vigile del fuoco, ho sempre fatto il mio servizio anche in dialisi. E una sera è arrivata la telefonata dal professor Ivotti e mi ha chiesto, aveva telefonato in dialisi a Dollo, perché la dialisi faceva a Dollo. Perché lei è di Di Camponogara. Campo Nogara e ha detto che Menino non ha problemi. Mi ha chiamato, mi ha detto cosa che penso, che faccio la doccia e vengo su. Sono andato in nefrologia qui a Padova, hanno fatto degli esami. Alle 1 mi hanno fatto 3 ore di dialisi e a mattina alle 9 in sala operatoria. Gli ha cambiato la vita. Sì. Questo rene nuovo, diceva la sua dottoressa che ha una Ferrari. Gennaro Ferrari, brava, è un rene che mi mantiene una cretinina favolosa, insomma, ecco. E ho sempre fatto una vita normale, ho sempre lavorato, e posso mangiare un po' di tutto, però so trattenermi, alcolici non c'è una cosa che sia. Ecco. Quindi è cambiata la vita in meglio. In meglio, sì, in meglio, perché in dialisi ho avuto un paio di brutte disavventure, insomma, ecco. Da quanti anni è che era in dialisi prima? Ho fatto 26 mesi di dialisi, ho cominciato maggio del 96 e giugno del 98 sono stato trapiantato. Con me c'è anche la signora Bruna, la moglie. Signora, com'è stato questo momento? Molto emozionante. Molto emozionante. Adesso ha un marito che è appunto una Ferrari. Sì, proprio ho detto anch'io che è nato due volte, due volte. Le voglio tanto bene ai professori che le hanno praticato questo intervento, sono professori eccezionali che le voglio un bene grande sempre. Grazie, E grazie anche signora. alla nefrologia di Dollo che le ha salvato la vita più volte perché dopo il trapianto, questi ultimi anni, ha avuto diversi episodi. Se non c'era la nefrologia, specialmente nel periodo di Covid a Dollo, non so cosa sarebbe successo. Avete sentito quindi una storia che comunque è a lieto fine, 25 anni dal trapianto del signor Carlo Menin, che oggi viene celebrato qui all'azienda ospedaliera di Padova. Da Padova è tutto. La linea torna allo studio.